La notizia è stata per certi versi sorprendente, ma adesso è ufficiale. The Last of Us, parte 2, non avrà una componente multiplayer. La modalità fazioni, tanto apprezzata nel primo capitolo, però, potrebbe comunque tornare a far parlare di sé. Ma procediamo con ordine. Durante l'evento legato alla data di annuncio di The Last of Us 2, la lead game designer di Naughty Dog, Emilia Schatz, ha confermato che il team si sta focalizzando sulla realizzazione di un'esperienza single player. Niente online, quindi, e niente modalità fazioni ad affiancare l'avventura di vendetta di Ellie. Tuttavia, nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre 2019, lo studio californiano è tornato di nuovo sull'argomento con un annuncio per certi versi ancor più clamoroso. Il prossimo gioco, Naughty Dog, sarà un gioco multiplayer. Il breve tweet dello studio di Santa Monica spiega infatti che inizialmente era prevista una modalità online anche in The Last of Us 2. In seguito, tuttavia, la visione di quello che sarebbe dovuto essere l'erede delle fazioni è cresciuta a dismisura, diventando qualcosa di più che una semplice modalità secondaria. Per questo è arrivata la difficile decisione di escludere il multiplayer da The Last of Us 2 e di dirottare le idee per questa ambiziosa modalità online su un progetto tutto nuovo. Ma quale sarà questo misterioso progetto e quando potremo vederlo in azione? Al momento non è dato saperlo. Nel frattempo però possiamo consolarci con i provati entusiasti di The Last of Us 2. Dopo i primi test, infatti, appare già evidente che Sony e Naughty Dog puntino all'home run, ovvero a realizzare uno di quei giochi in cui grafica, sonoro, recitazione, gameplay, personaggi, scrittura, insomma, ogni aspetto dell'intera produzione sono abbondantemente sopra la media. Come sempre poi, noi vi aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa decisione e di quello che abbiamo visto finora su The Last of Us Parte 2.